informazionecattolica.it. Oggi tocca a Giampiero Bonfanti. Ciao Sammy, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie per essere con noi. Da dove parti, Giampiero? Allora, partiamo dall'articolo di Soranna Moni Alfieri. Soranna Moni Alfieri e le vie di uscita dalla crisi della scuola. Allora, vorrei leggere testualmente la frase d'inizio e la frase della fine dell'articolo, perché è molto interessante. La scuola è lo specchio della società. Se la società è in crisi, anche la scuola lo è. Dall'altra parte, la via d'uscita dalla crisi passa sempre necessariamente dalla scuola e da tutte le realtà educative che operano nella nostra società. Del resto, la società è formata dalle persone e le persone vanno educate. Avere una mentalità aperta non vuol dire accettare tutto, supinamente. Non vuol dire mettere tutto sullo stesso piano, ciò che la cultura di oggi ci propone. Al contrario, significa conoscere e distinguere ciò che è buono e ciò che non lo è. Quindi l'impegno vuol dire che nella scuola è proprio aprire la mentalità di questi giorni. Chiaramente la scuola sta vivendo un momento di crisi, Soranna Moni Alfieri è sempre sul pezzo e dice proprio che vuol dire essere liberi, individui liberi e capaci di mettersi in continua ricerca, cioè aprire la mente nella scuola, non insegnamenti particolari. Insegnamenti particolari, come del resto ci indica l'articolo di Angelica La Rosa, dove in Spagna succedono delle cose che, Sammy, noi in passato ne abbiamo parlato parecchio. Il deputato del movimento della destra Vox denuncia la sinistra spagnola, in quanto questi partiti, che sono sempre pronti a puntare il dito sugli scandali della Chiesa, pedofilia e quant'altro, che corrispondono più o meno allo 0,2%, non si avvedono assolutamente di quello che sta succedendo nelle scuole spagnole. E quello che denuncia il deputato della Catalogna Manuel Acosta Elias è proprio un programma che è stato introdotto nelle scuole elementari, che si chiama Taller de Sensación. Praticamente fanno esplorare la masturbazione durante l'infanzia come un fatto normalizzato, cioè praticamente forniscono ai bambini degli stracci, delle piume, delle cose così, insomma, per accarezzarsi, per sentire, no? per avere il sentire del proprio corpo, per esplorarsi, poi si fanno avvicinare uno con l'altro, fanno tutte queste cose che chiaramente portano, loro dicono, all'autoconsapevolezza, no? Questo chiaramente è un discorso, una deviazione, insomma, diciamola chiaramente. Questo non è una cosa che si può insegnare alle elementari. E quindi ci si pone il problema, insomma, come mai guardate sempre quello che succede nella chiesa e non guardate quello che succede nelle scuole elementari in maniera così prorompente. Poi passo a un articolo di Giuseppe Adernò. C'è stato il 3 maggio la giornata mondiale della libertà di stampa. Questa viene indetta tutti gli anni, insomma dal 1993 era stata indetta, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e il tema di quest'anno è diamo spazio alle buone notizie. Cioè, qual è il problema? Il problema è che qui oramai tutto il giornalismo tende sempre al sensazionalismo, a cercare sempre lo scoop per poter avere maggiori lettori, però le buone notizie sembra quasi che non vogliono, cioè non passino, ecco, in un certo senso. E dice: realizzare un'informazione al servizio del benessere dei lettori e del bene comune, libera da sensazionalismi, polemiche, fake news, e che sappiano aiutare il lettore a comprendere la realtà e a portare consapevolezza e fiducia nel mondo e negli esseri umani. E questo è molto importante, anche perché i giornalisti sono in un certo senso anche molto esposti, e lo denuncia Monsignor Franco Moscone,
su quello che è successo alla giornalista Lucia Piemontese che scrive sull'attacco. Lucia Piemontese di Foggia, Lucia Piemontese praticamente è stata vilipesa, diciamo, hanno scritto queste, tutte queste scritte sui muri della città, ma questa è stata semplicemente la fine di tutto un percorso di minacce, di insulti verso questa giornalista che comunque si pone in una maniera, diciamo, in un modo controcorrente. Ecco. E il Monsignor Franco Moscone dice proprio, che è l'arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, dice: contro la violenza sessista si vuole svilire il lavoro della giornalista e la sua dignità di donna. Molto interessante, vi invito a leggerlo. Passo all'articolo che ho scritto io. Io ho fatto un articolo riferito al 1º maggio, quindi la festa del lavoro. La festa del lavoro ho spiegato un pochettino, ho ripreso un pochettino i concetti che molti sanno, insomma, come è stata istituita dai Market a Chicago nella fine dell'Ottocento, dove c'è stata proprio quella manifestazione dove poi è terminata in un fatto di sangue, sono morte 11 persone, c'era tutta una protesta, chiaramente le condizioni di lavoro dell'Ottocento erano tremende, si partiva da un discorso di lavoro di 16 ore. Quindi nell'Ottocento dicevano 8 ore per lavorare, 8 ore di svago e 8 ore per dormire. Questo era, diciamo, un po' il leitmotiv, no? E quindi da lì una grande protesta, tante vittorie da parte dei sindacati. C'è da dire che questa festa è importante perché chiaramente oggi le condizioni lavorative sono migliorate tantissimo rispetto ad allora. Peccato, peccato che però la festa del 1º maggio non sia per tutti, ecco, perché chiaramente le persone che sono state sospese, perché non hanno voluto inocularsi il siero, diciamo, sperimentale, non hanno goduto di questa tutela, hanno perso il loro diritto, diciamo, il loro diritto di lavoro è decaduto. Quindi, se ci sono delle persone che giustamente festeggiano, perché voglio dire, la giornata ha tolto dallo stress, le mascherine, i controlli, tutto quello che può essere, magari una bella grigliata, andare al mare o quello che può essere. Ricordiamoci di quelle persone che purtroppo non hanno potuto festeggiare perché non hanno il diritto di lavoro. Ecco, questo era un punto che ci tenevo a dire. Sempre riferito al 1º maggio, abbiamo l'articolo di Simona Trecca. Falci e martelli in questo giorno del lavoro ci appaiono irrimediabilmente tramontate. L'indimenticabile insegnamento del cardinal Giacomo Riffi. Nel giorno della festa dei lavoratori, facendo risplendere la loro fede anche negli ambienti di lavoro, i cristiani potranno essere davvero una presenza stimolante e inquietante per la società. Cosa succede? Che l'edizione Studio Domenicano di quest'anno a Bologna hanno pubblicato un libro scritto, diciamo, sono delle omelie del cardinale Biffi, deceduto chiaramente, e con la prefazione del vescovo attuale, Monsignor Matteo Marizuppi. Allora, quello che il leitmotiv di questo volume, di questo libro, che sembra un po' un ossimoro, perché dice la festa della fatica umana, si intitola, no? Però in realtà non è un ossimoro. Il titolo scelto dall'editore al libro, La festa della fatica umana, è la chiave di lettura di tutta l'opera, appannaggio della Chiesa cattolica che festeggia San Giuseppe Artigiano, senza dimenticare i diritti, i limiti del mondo, del lavoro e la fatica che è sempre un servizio ai fratelli e un atto d'amore. Ultimi 30 Passerei secondi. a l'ultimo articolo, Jacques Attali, Diego Torre, lui dice, si fa questa domanda: perché certi uomini lavorano all'avvento di un potere universale che riformi dalle fondamenta il mondo? Che hanno in testa? Insomma, Jacques Attali, che era dietro Mitterrand, che era dietro a Sarkozy, a Macron, scrive delle cose già nel 2009 riferite alla pandemia, a quello che potrebbe essere l'istituzione di una polizia mondiale. Avrei voluto leggervele, purtroppo ci manca il tempo, però Jacques Attali è un personaggio da tenere molto, molto sotto attenzione. Niente, io ti ringrazio, Sammy, e niente, auguro un buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie, appuntamento sul sito di informazionecattolica.it, la trovate anche su Facebook. Grazie Giampiero Bonfanti.